La drammatica caduta proprio all'altezza di un muretto di cemento, il grave trauma cranico, il trasporto in ospedale a Conegliano e quindi il trasferimento in terapia intensiva a Treviso, da dove arrivano notizie che confortano. Alice Tonioli, la ciclista 19enne, rimasta vittima nel giorno di Ferragosto di un grave incidente durante una corsa a Vittorio Veneto, è fuori pericolo. A comunicarlo è la stessa azienda sanitaria ULS 2 per voce del direttore generale Francesco Benazzi. Alice rimane in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita, anche se per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere almeno 2 o 3 giorni. L'incidente è occorso alla 19enne di Mezzo Corona in provincia di Trento, in forza prima la Breganze Millennium e ora la Top Gils Fassabortolo e più volte in azzurro, ha tenuto a lungo con il fiato sospeso non solo il mondo sportivo ma anche la comunità di Vittorio Veneto. Siamo naturalmente molto preoccupati e in forte apprensione per quanto successo ad Alice, l'atleta coinvolta nel grave incidente durante il circuito dell'Assunta. Era una gara tutta femminile, molto partecipata, e è stato veramente un grave incidente e stiamo seguendo ora dopo ora l'evolversi della situazione. Determinante è stato l'intervento del medico di gara, che ha subito compreso la gravità delle condizioni della ragazza e prestato i primi decisivi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso di Treviso Emergenza. Ancora da accertare le cause dell'improvvisa caduta dell'atleta, che oltre al trauma cranico ha riportato fratture multiple al costato e a una gamba. Va la famiglia, naturalmente, la nostra vicinanza e i nostri migliori auguri al Alice.